Buongiorno a tutti, siamo qua che voglio farvi vedere qualche piccolo suggerimento come fare gli incarichi un po' più velocemente. Allora, negli incarichi giornalieri voi avete tre sfide, i quali completando ognuna di queste vi danno 15.000 punti ognuna. Quello che vi consiglio io è di fare in rissa squadre. Motivo è semplice, perché oltre alle vostre tre sfide avrete altre 9 sfide, tre sfide per ogni compagno che avete nel gruppo in quella partita. Quindi potete completare, oltre alle vostre, anche quelle dei vostri compagni. E in qualsiasi caso, nel listato qua, ne avrete 12 alla fine, se avete altri tre compagni. Qualsiasi sfida verrà completata o da voi o dai vostri compagni, vi verrà contata anche completata in carico giornaliero anche da voi. Perciò anche se voi non fate nessuna sfida completata, c'è cioè qualche vostro compagno del gruppo che la completa, vi verrà contata come completata. Questo è il metodo più veloce per fare gli incarichi giornalieri. Fatto i tre incarichi giornalieri che vi danno ognuno completati 15.000, non andate avanti perché vi danno solo 750. Non è come qua, perché dopo che completate 15.000 per ogni incarico, basta. Non è che continuano a darvi 15.000 per ogni sfida. Ok, detto questo, passiamo a quelle sotto. Qua vi consiglio di farlo sempre rissa squadre, tranne per un paio che andranno fatte o in coppia o in squadra o in solo. Adesso vi faccio vedere, vi dico qualcosina. Aspettate. Ad esempio, riavvia compagni, rissa squadre è impossibile farlo, e neanche in singolo, perciò o in coppia o in squadra. Fate voi. Questo delle taglie vi consiglio anche questo invece di farlo in rissa squadre, perché come per gli incarichi giornalieri, oltre a voi anche le taglie attivate dai vostri compagni, se verranno completate, vi verrà conteggiata. Perciò, come vedete, io da me solamente io ne avrò attivate 5, 6 e completate 5 se non mi sbaglio, però come vedete ne ho già 18 completate. Poi andiamo giù, ecco questo qua. Fatela come volete, in qualsiasi modalità, però il mio consiglio è nel distributore automatico di non comprare le armi. Andate a comprare le munizioni, perché infatti la sfida vi dice, la fase di ogni sfida vi dice di acquista da un distributore, non vi dice compra un'arma, compra questo, compra là. Vi dico di comprare le munizioni perché sono quelle che costano meno, 20 gold all'incirca, poi dipende dal calibro della munizione, ma sopra i 35, il 40 gold non si va. Perciò fate ad esempio andate al distributore, andate lì, c'è il distributore che vi dà 20 gold per comprare munizioni, e ne fate 10, avete già superato una fase.
capito? Invece comprando un'arma spendete 200, 250, 300, 400, ma avete fatto solo 1 su 10. Capite che le munizioni vi fanno andare molto più rapidamente. E ogni fase, come al solito, vi danno 8.000. Poi, questa invece, non so se succede anche a voi, ma a me è buggata. I rissa squadre, in singolo, in coppia, anche in squadra, l'ho provato a farle, ma dopo i 190 metri si è fermato e non mi conta più niente. Non so se è un bug che succede solo a me o anche ad altre. Comunque a me questa non va. Poi l'ultimo mio consiglio è sul cavo in singolo. Ho trovato due metodi, ripeto, due metodi per aprire i cavo in singolo. Allora, uno l'ho provato io direttamente e funziona. Il secondo l'ho visto fare da un player su un canale americano e si è aperto. Penso che funzioni anche quello, perché se si è aperto a lui non vedo perché a me non dovrebbe aprirsi. Allora, ve li spiego. Allora, primo vi faccio... vi spiego quello che ho visto su internet del player americano. Allora, è andato a prendere un pollo, si è messo a volare col pollo fino al cavo, è sceso, è andato davanti allo scanner, lo scanner si è attivato, si è messo a leggere sia lui che il pollo e ha contato il pollo come un suo compagno e poi si è aperto. Io reputo questo un po' più difficile per due motivi. Uno, bisogna essere fortunati a trovare un pollo nelle vicinanze, perché andarsi a fare, non so, un chilometro, 800 metri con un pollo che cioè hai voglia. Secondo motivo, il pollo fa un caos pazzesco. Ogni volta starnazza, cioè è come mettere un punto bello rosso su di voi, diciamo. Se siete fortunati che trovate un pollo nelle vicinanze, io ho provato a vedere un paio di volte, ma nelle vicinanze i polli ai cavo non c'erano. Poi dipende dal cavo in cui si va. L'altro metodo, quello che ho provato io e funziona, è questo. Allora, fate più mazze possibili, poi successivamente aprite tutte le casse che ci sono, o viceversa, fate prima le casse e poi il mazzo, come volete. Fatto questo, tanto le guardie non vi toccano, perché non ripete i coglioni, poi potete girare tranquillamente. A meno che ci sia rompiballe in giro che vi viene lì, è un altro ragionamento. Però se siete lì tranquilli, fate così. Andate dalla guardia più vicina al cavo, la noccate, la prendete in spalla, scendete al cavo, o se siete già lì, perché alcuni cavo hanno già la guardia sotto, direttamente davanti al cavo. Allora, fate che vi trovate già lì al piano del cavo, con la guardia noccata in spalla, fate dei muri di protezione non in legno, ma in metallo o in mattoni. Andate avanti lo scanner si attiva e vi legge la guardia noccata sopra la vostra spalla come un vostro compagno e il cavo si apre. Vi dico di fare i muri di protezione per un semplice motivo. Motivo è questo, che quando noccate la guardia, le altre guardie, se sono vicine, si attivano, onde evitare problemi che vengono lì che vi rompono le balle.
è meglio mettere dei muri, avete così in modo tale di riuscire ad entrare nel cavò, aprire le casse, prendere più munizioni possibile, andare fuori e farle fuori. Di solito si non si attivano, ma se le riguardie sono un po' vicine si attivano e attivano anche quelle altre. Quella più vicina si attiva e avvisa le altre e si attivano di tutte. Vi dico di fare i muri così perché nel cavo così, prima di aprirlo, troverete solamente 2-3 casse e quindi non avrete molte munizioni, è per quello. Poi quando aprite il cavo, logicamente banda e vacca. Ok, questi sono dei piccoli suggerimenti per poter fare prima gli incarichi, sia quelli giornalieri che gli incarichi PE. Vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, sempre il nome che vedete qua sopra, la mia webcam, The Big Angel _1. Ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Ciao ciao!